Ciao ragazzi, noi siamo i Boku Gamers, io sono Tsuki. E io sono Ryoza. E ben ritrovati in questo nuovo episodio di Mai Dire RNG. Wow! Mi sta piacendo sempre di più, siamo contenti. Insomma, non pensavamo che questa rubrica raggiungesse certi apici. Ci state mandando tantissima roba. Ovviamente poi il gioco con l'RNG impazzito ci aiuta tantissimo. Esatto. Ricordiamo ragazzi una cosa. Non prendiamola male con l'RNG, purtroppo bisogna conviverci. Purtroppo dobbiamo ridere per basta, cui, non abbiamo altro modo, insomma. Detto questo, vi invitiamo a passare dai nostri amici di Captain Tsubasa Dream Team Italia su Facebook, vi lasciamo tutto in descrizione e cominciamo. Allora, ci eravamo fermati con gli screen messi da noi di Gabridona. Allora, tuffo di testa incalzante S20, colpo di segno di vita la morte S50. Allora, se non sbaglio al blu con lo Tsubasa. Sì, quindi il Tsubasa non va passato. Vantaggio colore, latenze, buono su palla bassa. Vero. Quindi secondo me ci sta. Sì, ci può stare, ci dai, sta. Ci sta. Ken, se non è in serata non li fa i miracoli, però quando è in serata non entra nulla. Esatto. Allora, vediamo questo. Ancora sto trio d'oro della nazionale giapponese. È la maledizione. Questo è scandaloso invece. Già. Cioè, fatemi capire, Matsu che non la intercetta. Povero Matsu. Vabbè. Va bene. Questo è proprio RNG all'ennesima potenza. Dreaming della tigre a 70, blocco del proiettile a 50. Allora, latenze mi sembra nettamente in vantaggio, sì, Yuga. Zio Yuga. Colpo vigoroso, bisogna vedere quanta stamina aveva. Sì. Vantaggio e colore. E più non ha azzeccato il pronostico, quindi ci può stare. Tra l'altro vantaggio colore. Per me anche, ci potrebbe stare, sì. Anche il vantaggio colore, quindi soprattutto se è full stamina, questa c'è stata tutta la vita. Va alle 93 è sempre, quindi non è un RNG, era per spottere Igawa. Sì, per spottere Igawa. Riguardatevi la partita di venerdì e ne riparliamo. Ricordati cosa ti ha fatto Igawa. Esatto. E sfottilo ancora poi. Si scherza ovviamente. Tra l'altro lì non avevano ancora fissato. Usario. Allora, ho una teoria. Beh, il vantaggio colore. Non è quello. Stavo pensando, potrebbe aver fatto il passaggio da lontano ed essersi trovato lui in mezzo, quindi è arrivato spompato. Il B60 non ha un grande impeto ed è per quello che è riuscito a prendere. No, perde dalla partita. Ma tu in partita, cioè, dici, ma porca miseria. Beh, no, aspetta, dipende da dove l'ha fatto. Perde impeto il passaggio. Mi sa che i passaggi che non perdono impeto, l'unico che mi viene in mente adesso è quello dell'Aquila di Matsuyama. Quindi poi forse ce n'era anche un altro, ma non è questo. Dici che ci sta? Se è così, porca, se è così, sì. Se era in matchup, mai nella vita. E il discorso è molto semplice. Non si mette il messicano in porta, ecco cosa questo succede. È anche per me, perché prendono in giro Gino ormai nel nostro server, che poi tra l'altro il limited nella full club è anche buono, ma non mi sembra in una full club, no, a parte a che non ha mezza latenza, quindi chissà dove stavano giocando. Stupendo. La toccano piano infatti sul server. Sì, ci sta, critico oro. Certo, svantaggio colore, non azzeccato. Ma poi però 1-2 bianco, dai ragazzi. Sì, ci sta. Ci sta. La rimpallata, infatti. Vabbè. Questo è perché criticate Gino. A passiva spenta, guarda cosa ne tira, no, passiva, fuori. Cioè, passiva attiva, ecco. Cioè, passiva. Ah, no, è vero, è palla alta, giusto. No, questo qua è un raso terra, un tiro normale. Ah, giusto, quindi ce l'ha. Perché io, sai, abituata ai tiri di Mescri. Che fa sì, Mescri. Quando sempre vedo lui, penso sempre che sia il tiro quello a palla alta. Ma infatti, qua la domanda è: ma perché cavolo hai fatto il tiro esatto, raso terra? Cioè, caro avversario di chi ha mandato lo screen, che dopo vediamo chi sì, è. Sì, io. Era il suo account vecchio, è il migliore. Ah, ok.
Infatti non ha senso questo. Infatti non ha senso, vabbè. Certo, c'ha 3 debuff, che essendo una media immagino che siano Nambasa, Zanne e una scelta, esatto, non lo scegliete so. Scegliete voi. Però boh, per me è normalissimo, sì, quello. Di nuovo? Normalissimo. È normale. Cioè, che cosa pretendete? Infatti è normale. Il ritorno di spalla d'acciaio? No! No, no Rio! Rio! No, me ne devo no, andare! No, io me ne devo tirato, andare! Ha tirato la calcio d'angolo. Lascia non perdere. È ha tirato la calcio cioè, d'angolo. Non è, quel Morisaki non è paramezza. Non è umanamente concepibile una cosa del genere. Oh, questo è uno screen fatto apposta. Ma si vede. Dai, S99 di invincibile tiro di Raiju. Poi imbattibile colpo tiro di Raiju. Vigoroso? No, ma anche no. Ma manco con 0 stamina la poteva parare. Non esiste. Dai, sicuramente ha tirato o da casa sua o da calcio d'angolo. Cosa ci era? C'è il commento. Siamo seri? Questo è Luxix sicuramente. Sì, tutta la vita. No, vabbè, dai, S99 contro S31. Ah no, non è Luxix, ok. Di solito lo usava lui per Cliver, quindi... Cioè, vabbè. Allora, premetto che questo Ken sia in una media e non entra niente, quindi secondo me ci può stare. Allora, tra l'altro... Un tiro S30 non ha molto differenza secondo me. No, potrebbe tipo... anche essere un po' storto. Siccome mi è capitato anche usando il sorcio, basta che non sia perfettamente dritta centro, perde un macello. Un macello. Ma poi vabbè, Ken medie, se in una media, ripeto, e dalle latenze presumo. Ma poi se ha usato il colpo difensivo col salto triangolare S1 sicuramente è andata come vi sto dicendo, sì. Here we go again. Sì, ma questo è vabbè, S6 contro S60. Dai, ci può stare. Tra l'altro Nita, questo è il DC, mi sa, sì. Boh, io quello non lo conosco, non mi l'ho sa mai che visto qua, hanno sbagliato sezione. Tiro dell'Aquila S2, intercettazione possente S10. Vai, casa grande! Vabbè, Mazzo non era neanche in full power. Lol. Normalissimo, sì, è normalissimo. Sì, è normalissimo. Se guardate le vecchissime partite che facevamo con Rio quando avevamo la squadra scarsissima, io le prendevo tutte con AOIDF. Quel contrasto quel contrasto poi è una skill allucinante. Cioè, non ce n'è. Con quel non contrasto bloccava tutto tranne i tiri. Esatto. Per cui, raga, è normalissimo. Non mi stupisce. Normalissimo. Chi è volato qui? Ci sta. Stai scherzando? A 5 contro S50. Ah, 5! Oh, non l'avevo visto! Il tiro guidato dalla tigre. Pensavo fosse il tiro dello Stormy. No. Dai, ma cos'è sto schifo? Vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, gli scrivi piccolini. Mi abbasso io. Allora. Vedo un critico arcobaleno, può essere? Allora, sì, un critico arcobaleno di Diaz DC, che sta facendo il dribbling da strada S80. Contro il blocco, il nuovo blocco di faccia S99 di Ishizaki, 97 critico oro. Ci sta. Se non aveva ancora bonus vittoria del contrasto, Diaz ci sta. Perché quell'Ishizaki col blocco faceva sì, di tutto e di miracoli. Più. Sì, miracoli. Dai, dai ma perché? Allora, mi pare di vedere Roberto. Allora, Roberto S99 con il vero tiro dell'ala celeste, critico argento. E Galvan Rosso Gacha mi sembrerebbe quello con no. La SS blocco ad alta potenza ma S12 no. E la rimpalla ma anche no vabbè io boh però c'ha killer del tiro mi sa ah sì infatti l'hanno messo a killer del tiro quel dai ma S12 dai. Troppo basso tra l'altro
22k di tiro, Roberto 17 di blocco, lui. Dai. Allora, con il killer di tiro mi sa che ce l'ha il 15. Beh, la skill doveva fare tutto, perché come stazza eravamo vicini, mi sa. Di nuovo. Oh, niente. C'è qualcuno a cui piace Baza 2.0 con il trio d'oro, invece che col coppia d'oro, esatto, con il due studenti insegnanti. Però passa comunque, cioè... L'importante è che faccia il suo mestiere, no? Già. Akai però non lo ha fatto. Ma perché è senza l'attenze. Akai 97, attenti, avrebbe preso tutta la vita. Che dici, vediamo l'ultima? È normale. No, non ho capito se l'ha preso o meno. Allora, cioè, se l'ha rimpallata, se è passato, non si capisce. Forse è passata, però la palla è ancora lì su, quindi non... Non si capisce. In questo momento è sia rimpallata che passata. È passata, esatto, quindi... È il matchup come, esatto, come il gatto. Aspetta, il nome di Schrödinger. Come cavolo è? Non me lo ricordo, scrivetemelo nei commenti. Passiamo ai memes, ragazzi. Eccoci qua. Ce l'avamo fermate al mio bellissimo aspetto cappellone. Tra l'altro devo tagliarmi di nuovo. Allora, vediamo un po'. Allora, questo gioco è solo per... arabi e per pay to win, quindi chi shoppa. Boicottiamo di nuovo il gioco. Campagna una stella. Il fallimento peggiore. Anzi, se abbiamo, esatto, l'anniversario così, nessuno mi toglie dalla testa che è colpa, di quella protesta. Esatto. Non pagherò mai per il nuovo Genzo. Mai. Scusate, ragazzi, ma questo Genzo è buono e mi serve. Tanto si potevano shoppare pochi DD per fare i primi, esatto, step. Infatti. Perché la club è stata geniale da quel punto di vista. Luke, ti piace la mia reggiata? Gli altri nei bocco. È molto bella, ma come mai non hai messo Roberto? Non l'hanno mai trovato. Poverino. Scusate se ridiamo, col gattino così che piace. Ma sul joystick poi è bellissimo. Meraviglioso. Joypad. Oggigiorno si chiamano joypad. Qui è dove mettere Roberto Ongo. Se solo lo avesse. Sempre Luke. Cioè, sempre per Luke. Questa non l'ha mandata lui. Esatto. Questa... Sì, l'ha fatta... Non so più come chiamarlo, cambia nome ogni giorno. Esatto. Adesso è Nozomi, prima era Doyle, Akai. Akai, tutto e di più. Qua si sbaglia sezione, mi sa? Sì. No! No, c'era un'altra. Ah! Questa me la ricordo. Andiamo avanti! Parata a una messicano. Prima di una multa a Captain Tsubasa Dream Team. Non mi aspetto niente, ma sono già deluso. Eccomi, presente. Sono qui, presente. Anche anzi, se non ti dovresti lamentare dell'ultimo punto. No, assolutamente, vabbè. Come detto, anche se c'è stato Tiger Triplo, non mi lamento, mi è piaciuto quel pool, eccetera. Però generalmente va così, ragazzi. No, però questa è prima di una multa. Esatto. Quindi sono già deluso, o meglio, io ho paura, io c'ho il trauma. Dopo un famoso DC che non rivangherò, ho paura a pullare sempre. Tutti trovano DF e DC nello stesso pool dei ticket anniversario. Luke, che succede? Dove è il mio DF? Non sei solo tu, Luke. Che poi non è vero, mi sa che l'ha trovato poi. Qua era prima di mi pare che avesse trovato Diaz. Forse è il periodo che io ho trovato Salinas DF, mi sa. Tu una cosa allucinante. Io ho sbancato con quei ticket. Una cosa allucinante. No, Goku 3 istinto. C'è gentile supernova. Potere italiano. Italiano vero, gentile. Jaway, ho ritrovato Roberto Blu col ticket anniversario. Ma davvero? Spettacolo. Possiamo fare, ragazzi. È vero. Sono precisi, proprio la fantasia. Avete elemosinato sull'artwork. Oh, vabbè, ci sta.
Perché mi stai lasciando? Perché sei immaturo. Scendi dal mio Pikachu, subito! Allora, premettiamo che io quella macchina la vorrei tantissimo, ma non penso che ci andrei in giro. È troppo, troppo adatta a Marry. Questa per andare a qualche fiera. Esatto, e basta. No, per usarla normalmente. Oh, no, aiuto. A parte che te la potrebbero rovinare, non voglio. Sono riuscito a superare un PG col dribbling. Questo è per me, lo so, lo ricordo. Povero i 97, così bisfrattato. Vulcan, io sono un genio. Diaz, mi stai sfidando? Sapete che Diaz dice sempre di essere un genio. Ma Diaz è decisamente su un altro piano rispetto a Vulcan. Pochino. Andiamo avanti. Oh, dai. Voi ragazzi vi comportate sempre come se foste migliori di me. Shin God 2.0 e il DC rosso. Dai, coccolino piccolino, non trattatelo male. Ride perché la pensa come loro. La cosa divertente è che adesso il DC in teoria dovrebbe essere al posto di Yaoi 97 e sotto dovrebbe esserci il qualificazione Asia Super Sub. Visto che comunque la OIDC è stato surclassato dal Rising Sun. Però anche questo faceva benissimo. Faceva ridere tantissimo. Non posso diventare il nuovo sacerdote? Eh no, se sei un pazzo schizofrenico. Ah, non posso! Io fossi in Saga mi offenderei profondamente. Esatto. Cos'è questa cosa che sei un pazzo schizofrenico non puoi diventare un sacerdote? Cioè, no. E io ammazzo Shion, esatto, e come se la ammazzo? E mi prendo la maschera e faccio il gran sacerdote e cerco pure di uccidere Athena. Questo è il seguito. Esatto. Chi hanno chi? Raga, non rubate dalle altre pagine. Ve l'ho già detto nello scorso video. Va bene. Non rubate dalle altre pagine, non va bene. Ecco, di nuovo. Ho mal di schiena, ora cerco le cause su Google. Sono incinta. E vabbè. Fantastico. Andiamo avanti. Club che non mi fa trovare un DF. Non puoi sconfiggermi. Questa ha preso la Thor Ragnarok. Già. Luke, lo so, ma lui può. Già Wei che trova Diaz 1.0. Mi ricordavo bene. Sì. Ah, beh. Esce il banner di Aldebaran. Zucchi, questo è uno strumentopolo che ci servirà più tardi. Nel senso che non ne ho mai per pullare. Va bene. Peccato, dell'Aldebaran era tanta roba. Vabbè. Qua si inizia, finalmente. Qua si inizia con le mie meme preferite, quelle contro Ken Rising Sun. Allora, chi vincerà? Ken contro Napoleon nuovi. Killer di resistenza, killer di Kashimazu. Oh boy. So here I go killing again. Ecco che mi tocca uccidere di nuovo, tipo. Esatto. Obiettivo attuale è sopravvivere. Meraviglioso. Andiamo avanti. Io speranzoso metto 5 doppioni nel mixer. Il mixer si piega 90 che procediamo con la visita proctologica. Va bene. Io quando trovo il mio primo Roberto. Io quando trovo il quarto Roberto. A me ancora non è successo. No. Anzi, trovare un Roberto doppione non mi dispiacerebbe per passare il tiro ad altre versioni. Semmai beccherò quello verde. Però vedremo. Michael, Tsubasa, Roberto, signor Zora per il Super Dreamcast. Già. Quando ancora non si sapeva che sarebbe uscito. Esatto. Beh, uno di due l'hanno beccato, esatto. Michael. Esatto. Io che mi preparo con entusiasmo a fare schifo anche oggi. Vai Morisaki! Presenti! No!
bene, finalmente sono riuscito ad avere la palla bassa. Adesso farò il tiro della mani. Ciao. Quando Mizuki si ricorda che può bloccare le skill. Non smettere di sognare, Freddy Krueger. Giustamente. Oddio, questa me la ricordo. Un artista. Wow, mi chiedo che cosa stia disegnando. Stava disegnando me? Sì, certo. Vai, Mark. Stupendo. Io che voglio trovare un samurai. True story. Stupendo. Io vorrei capire perché ancora non li tolgono sti schifi. Sì, veramente, tanto. Oh, ecco, raga. Questa è nata da una mia idea, parlandone in chat. Volevo una meme di questo genere. Ken Racing sta tutto convinto perché sì, è forte. Sì, vinco, sono fortissimo. Se Napoleon e Levin combattono, per te è la fine. No! Qua è l'inizio della fine. Sì, chissà. Qua sono iniziate a fioccare tutte le meme su Ken Racing Sun. Ecco qua, Ken Racing Sun. Poi Napoleon e Levin 2020. Tra non molto non rimarrà più nulla di te. Meraviglioso. Ah! E qua si inizia con i video, raga. Distruggerò quella mano destra. Guardate questo. Guardando la potenza del tiro di Napoleon. Va bene. Spettacolo. Grande Luke che ha fatto questo video su un'idea di Ale 93. Stupendo. Ma davvero grande Luke con questa merda. Cosa dici? Andiamo avanti. Una e basta. L'ultima, raga. L'ultima. Poi. Ma qua inizia a esserci davvero tanto materiale allucinante. Allora, mix su Captain Tsubasa Dream Team Be Like, ovvero mettono tutti quanti i messicani. Ciao, volevi me per caso? No! E niente, ragazzi. E ci fermiamo qui. Speriamo che vi siano piaciute. Fra poco vi avviso di tutte quelle sì, con Ken Racing Sun. E Napoleon e Levi che cominceranno. Perché ce ne sono alcune spettacolari. Grazie mille a Luke per aver realizzato le idee che stavano fioccando nel... Se volete anche voi contribuire con meme divertenti e simpatiche... O anche entrare. Solo con le idee, tanto abbiamo Luxix, Luke, che le sanno fare bene, come vedete. Sono i nostri Chocobo Memer. E niente. Prima del prossimo fantastico episodio di Mai Dire Renegizu, chi vi invita? Seguiteci su tutti i nostri profili social che troverete nel link in descrizione, iscrivetevi al nostro video, iscrivetevi al canale, condividete, mettete mi piace, attivate la campanella, supportateci con tanti like, passate a trovare i nostri amici della community italiana di Captain Tsubasa del team su Facebook e noi ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao! Ehi tu, sì proprio tu, non puoi chiudere il video senza aver messo like e senza condividerlo, non vorrai mica far arrabbiare Bocco? Non sei ancora iscritto al canale? In alto troverai il nostro magnifico trio in versione ridotta. Cliccaci sopra e attiva la campanella. Non preoccuparti, non attiverà strane suonerie, ma ti avviserà non appena sarà disponibile un nuovo video. In alto nei due lati invece troverai due video scelti apposta per te con le mie zampette. Grazie per aver seguito fino alla fine. Ci vediamo qui. Alla prossima!